a tutti e ben ritrovati nel canale del filo rosso. Nel video tutorial di oggi realizzeremo la giacchina kimono che avete visto dalle foto in anteprima, un kimono che mi sono divertita tantissimo a lavorare. Eh, sia perché mi ha trasmesso molta energia e molta carica il colore eh, meraviglioso che ho utilizzato e sia perché eh, mi sono divertita a realizzare questo punto fantasia che come vedete è stupendo e eh, forma tanti piccoli fiorellini e quindi voglia di primavera, voglia di sole e di giornate all'aperto. Andiamo quindi a vedere che cosa ci serve per realizzarlo. Per la lavorazione vi serviranno un paio di forbici, un ago da lana per nascondere le vostre codine, un metro, dei marker per aiutarvi a eh, tenere uniti i pannelli durante le cuciture. E poi ho usato il mio affezionato uncinetto del 3,5 con cui lavoro quasi sempre eh, moltissimi dei miei progetti. E naturalmente poi avrete bisogno del filato ed io per la lavorazione ho utilizzato questo bellissimo eh, filato della ISPE eh, ed è il cotone Luxor. Di cui è consigliata la lavorazione con uncinetti del 2,5/3. Ma io l'ho lavorato eh, utilizzando l'uncinetto del 3,5: perché, appunto, campionandolo, ho visto che ehm, rendeva bene eh, per questo punto. È un, un filato appunto adatto per la realizzazione di capi sportivi, dai look molto giovani, da portare tutti i giorni. Perché, appunto, ehm, vi lascerò poi il link in descrizione per andare a sbirciare la cartella di colo dei colori. e Ci sono anche degli sfumati ed è molto bella. E eh, ci sono veramente tantissimi colori di tantissime sfumature. E ehm, dai colori più sgargianti, quindi quelli che ci danno un po' più di energia, abbiamo voglia di colori in questi giorni, perché usciamo, appunto, dal. stiamo per uscire dall'inverno e poi ci sono anche dei bellissimi sfumati. La eh, ha, una, mh, ha un aspetto eh, particolarmente lucido e molto morbido grazie a una bellissima torsione che è stata conferita a questo filato e quindi vi posso dire che lavorandolo è veramente ehm, eh, molto, molto scorrevole la lavorazione perché è un filato che non, mh, appunto non si intacca all'uncinetto perché è molto molto ben eh, ritorto. E, um, il metraggio di questo filato per 50 grammi è di 125 metri. Ed io, per la lavorazione di questa giacchina, che l'ho fatta abbastanza lunga, come avete visto, ed anche molto lavorata, perché comunque il punto eh, porta via richiede parecchio filato, ne ho utilizzato 10 gomitoli. Eh, scusate 12 comitoli non 10 quindi eh, 600 grammi perché il kimono veste abbastanza lungo soprattutto nella parte eh, dietro come avete visto quindi scende abbastanza lungo dietro e ehm, ed il punto è molto molto lavorato perché forma appunto questi questi fiori ed ha un effetto tridimensionale che è davvero molto bello quindi comunque è un punto molto ricco il numero del colore che io ho utilizzato, questo non posso neanche definirlo corallo, è un rosso aranciato, è un punto veramente molto particolare, molto bello e il numero è il 41. Il kimono ha una lavorazione in bottom up, quindi si parte a lavorarlo dal basso verso l'alto, da prima si realizzerà il pannello del dietro vedete e io partirò a lavorarlo qui dalla base eh, dalla base dove appunto andrò a fare un giro di maglie basse e poi andrò a montare i miei motivi a fiori solo inizio solo alla fine io andrò a rifinire tutto con queste bordure e quindi realizzerò dapprima il pannello del dietro Dopodiché realizzerò i due laterali, adesso comunque con uno schema andiamo a vedere bene lo svolgimento e le misure. Realizzerò poi i miei laterali e poi eh, realizzerò i pannelli delle, delle maniche che andrò a assemblare piegandoli e con delle cuciture. Alla fine, appunto, della lavorazione, io eh, rifinisco con delle bordure, che sono queste, eh, sia la base del dietro e la base degli anteriori, con questo punto eh, che un, si chiama punto nodi, eh, giusto per cambiare ed uscire dalla solita monotonia delle maglie basse maglie alte o in costa alternate. E alla fine, quando io avrò assemblato la mia giacchina, tutto intorno, partendo dalla base, rifinirò tutto il mio bordo, quindi con giri di andata e di ritorno con questa bordura sempre a punto nodi. È un progetto molto fresco, molto giovane che ci regala questo punto che è molto, molto bello e tridimensionale, come vedete. E eh, ovviamente possiamo anche cambiarne un po' la personalità eh, giocando con un cambio di colore. Così realizzato con questo colore acceso diventa un pochino più sportivo se portato con dei jeans o con appunto dei pantaloni sportivi e scarpe da ginnastica, eh, giocando con dei colori più tenui, chiari, panna, cipria o perché no un bel nero, eh, dei grigi, possiamo renderlo più elegante e un pochino più serioso. E le sfumature comunque i colori della cartella sono veramente tantissime, quindi ehm, ci sarà l'imbarazzo della scelta. Vediamo come costruire il nostro progetto. È una lavorazione in bottom up perché si costruisce lavorando dal basso verso l'alto e a pannelli. Quindi partiremo a costruire il nostro motivo appunto fantasia che è multiplo di 6 più 1 e poi dobbiamo aggiungere sempre le 3 catenelle per alzarci, le 3 catenelle che corrispondono sempre alla prima maglia alta del giro. Ma vediamo come procedere. Si parte costruendo da prima il pannello del dietro allora si montano eh, io ho costruito lavorando su una taglia sm quindi questo progetto si adatta benissimo per una taglia sm per le taglie più grandi quindi potreste aggiungere o più piccole se volete una xl aggiungere eh, un motivo in più che corrisponde a circa 2 centimetri rispetto a quelli che ho montato io per la mia taglia allora, per costruire il pannello del, die del dietro che eh, misura di base 54 cm sono partita da questo punto che è il bordo, quindi da qui, e ho iniziato a lavorare con il punto fantasia questo pannello dal basso verso l'alto. La larghezza appunto è 54 cm e per raggiungerla ho dovuto avviare 96 catenelle più una che corrispondono a eh, 16 motivi di, eh, di, di questi, di questi diciamo base dei fiorellini che vado a montare. Ho lavorato il punto fantasia per un'altezza di 57 cm e quindi ho lavorato un grande rettangolone questo pannello. Successivamente, ho, eh, mi sono appunto agganciata alla base e ho lavorato il bordo con questo simpatico punto che si chiama punto nodi. Quindi ho evitato le solite maglie alte o le maglie alte in costa che di solito facciamo perché avevo voglia appunto di lavorare un punto alternativo e diverso. Ed è molto bello ah, per il bordo del, eh, del, del kimono. Ho utilizzato mi sono dimenticata di dirvi un uncinetto di un numero più piccolo quindi del numero 3, perché questa lavorazione tende ad allargare un pochino e quindi per mantenere um, la gli um, stesso numero di centimetri appunto di avvio della base, ho lavorato con un uncinetto numero 3 soltanto i bordi. Ho lavorato il mio, il mio pannello alla fine quindi pannello più il bordo misurerà in totale 60 centimetri quindi 57 centimetri il pannello dalla base all'altezza più 3 centimetri per il bordo, poi ho eh, realizzato i due pannelli del davanti esattamente identici. E eh, ho montato 42 catenelle di base più una e eh, su questa punto base ho realizzato i miei sette motivi eh, floreali di punto a fiori e ho lavorato il mio pannello per 48 cm alla fine poi mi sono riagganciata la base e ho lavorato con il punto nodi 3 cm quindi in totale alla fine il mio pannello avrà un'altezza di 51 cm per una base di 20 dovremmo creare due pannelli esattamente uguali Solo alla fine, quando io avrò assemblato tutto il mio kimono, andrò a lavorare intorno al collo, al, ehm, diciamo nei bordi dei miei anteriori e intorno al collo al, mh, ancora un paio di giri di punto eh, nodi, ma lo vedremo comunque tutto passo passo. Per eh, le maniche io ho lavorato un pannello di 38 centimetri che sono quelle che andranno a coprirmi la circonferenza poi e eh, avviando una catenella di 78 maglie più una e creando 13 motivi in totale la manica io l'ho lavorata per una lunghezza di 28 centimetri ma poi ognuno potrà appunto realizzare la lunghezza preferita non vi spaventate perché come vedrete adesso passo passo seguiremo tutte le fasi della lavorazione e quindi vi accompagnerò fino alla fine per realizzare il vostro kimono partiamo dunque con la lavorazione del dietro avviando una catenella di eh, 96 maglie più una quindi 97 catenelle in totale e ehm, per realizzare i nostri 16 motivi quindi avviamo la nostra catenella realizzate le vostre 97 maglie una catenella ancora e a partire dalla seconda catenella di base realizziamo una riga di lavorazione tutta a maglie basse fino alla fine lavorata tutta la nostra base a maglie basse ci alziamo con una due e tre catenelle saltiamo quindi questa è la maglia da dove siamo da dove partiamo quindi saltiamo una due e nella terza catenella di base facciamo una maglia alta non chiusa filo sull'uncinetto una seconda maglia alta non chiusa Filo sull'uncinetto, una terza maglia alta non chiusa sempre all'interno dello stesso punto di base. Vedete, quindi ho saltato la seconda, la terza e qui ho fatto la mia, il mio punto. Chiudo tutte le mie maglie assieme, formando questa eh, specie di nocciolina. Chiudo con un punto ancora e realizzo una, due, tre. 4 e 5 catenelle filo sull'uncinetto, rientro sempre all'interno dello stesso punto di base dove adesso ho lavorato, e andiamo a fare ancora una maglia alta non chiusa. Un gettato, una maglia alta non chiusa, un gettato, ed una maglia alta non chiusa, in questo modo: quindi ho 4 asole sull'uncinetto. Prendo il filo gettato quindi. E chiudo tutte le maglie assieme e le chiudo in questo modo con un'ulteriore asolina. E quindi ho formato diciamo il mio primo motivo. Ora salto 5 maglie di base: quindi una, due, tre, quattro e cinque. Nella sesta, quindi nella sesta, col filo sull'uncinetto, punto e faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa sempre all'interno dello stesso punto una terza maglia alta non chiusa chiudo tutte le quattro asole assieme e chiudo il mio la mia nocciolina diciamo ora faccio 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 filo sull'uncinetto rientro sempre all'interno dello stesso punto di base dove ho lavorato ora e faccio una maglia alta non chiusa rientro una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa chiudo tutte le mie quattro asole assieme e chiudo in questo modo ho, fermo, ho formato così il mio secondo motivo di fiorellini ora procedo fino alla fine del giro in questo modo quindi filo sull'uncinetto salto una due tre quattro cinque e nella sesta faccio una maglia alta non chiusa una seconda maglia alta non chiusa una terza maglia alta non chiusa, chiudo tutte le quattro asole assieme e chiudo il mio, la mia nocciolina. 1, 2, 3, 4, 5, rientro allo stesso, nello stesso punto di base e vado a fare di nuovo le mie tre maglie alte non chiuse. Chiudo la mia nocciolina e riparto. Proseguo così per tutto il mio giro alla fine della lavorazione avrete una due e nella terza maglia, vedete vado a lavorare una maglia alta quindi, dopo aver chiuso la mia nocciolina in questo modo, faccio uno, due e nella terza vado a chiudere il mio angolino del giro con una maglia alta e quindi ho completato così con i miei motivi. Secondo giro faccio una catenella. Una catenella e giro il mio lavoro in questo modo, nella prima maglia, vedete sull'apice, sulla sommità del, della maglia alta sottostante, fate una maglia bassa. Passo qui nell'archetto: entro con l'uncinetto. E faccio una maglia bassa. Tiro sull'uncinetto, rientro nell'archetto e faccio una mezza maglia alta filo sull'uncinetto rientro e faccio una maglia alta filo sull'uncinetto sempre nell'archetto faccio una mezza maglia alta e poi sempre nell'archetto rientro e faccio una maglia bassa quindi ho formato vedete questa sorta di arco diciamo al contrario quindi ho fatto una maglia bassa una mezza maglia alta una maglia alta una mezza maglia alta e una maglia bassa ora qui nel, nel punto di unione delle due noccioline dove si tengono a braccetto entro e faccio una maglia bassa ora riparto e procedo fino alla fine sempre allo stesso modo quindi rientro nell'archetto e faccio maglia bassa gettato faccio una mezza maglia alta una maglia alta e poi a scalare faccio una mezza maglia alta una mezza maglia alta e una maglia bassa vedete passo qui nel, nel punto di contatto delle nuove due noccioline e faccio una maglia bassa riparto quindi rivediamo l'ultima volta maglia bassa mezza maglia alta maglia alta Mezza maglia alta e maglia bassa, procedo così fino alla fine del mio giro. Vedete, ho completato a lavorare il mio ultimo archetto e mi trovo ad avere la nocciolina. E qui la maglia alta, entro qui nello spazietto finale e faccio una maglia bassa, concludendo il mio giro. Adesso inizio a lavorare il mio terzo giro. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto e faccio il mio petalo del fiore, che è quello della nocciolina, diciamo. Quindi filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso punto di base, faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Quindi chiudo tutte le mie maglie assieme e chiudo la mia nocciolina in questo modo. Filo sull'uncinetto, quindi ho questo motivo qui. Filo sull'uncinetto, entro qui nel centro, qui dove avevo fatto la maglia bassa nell'unione delle due noccioline sottostanti. E faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa una terza maglia alta non chiusa chiudo tutte le mie maglie assieme e chiudo la mia nocciolina vado a, a ripetere diciamo quello che è il mio primo giro quindi vado a ricreare i motivi del primo giro solo che come vedrete voi adesso d'ora in poi dovrete ripetere sempre dal secondo al quinto giro sempre per tutto il pannello però in sostanza i giri di lavorazione che noi alterniamo sono sempre questi questi due facendo sempre le stesse cose soltanto che cambieremo ovviamente andremo a ripetere dal secondo al quinto giro perché avremo una differenza appunto nei margini dove dobbiamo stare attenti perché noi adesso questi motivi di base li andiamo a fare sfarsati per creare vedete la stella che è questo fiore qui adesso facciamo le nostre ho chiuso la mia nocciolina Andiamo a fare 1, 2, 3, 4 e 5, quindi rientro allo stesso punto di base, perciò faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie quattro asole assieme e chiudo la mia nocciolina 1, 2, 3, 4 e 5. E no, scusate. Chiudo la mia nocciolina in questo modo e devo fare l'altra l'altra nocciolina, quindi entro nel punto di unione qui, dove avevo fatto la maglia bassa tra le due noccioline, diciamo, e faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie maglie assieme e chiudo con una catenella. 5 catenelle, una 2, 3, 4 e 5, entro qui nello stesso punto dove ho lavorato e vado a fare una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie maglie assieme e chiudo la mia nocciolina. Ora ripeto sempre fino alla fine questo, questa lavorazione, quindi vado a creare i petali appunto del mio fiore, vedete che il fiore sta già prendendo la sua forma. Arrivata alla fine del mio giro, vedete ho i miei due motivi e sono qui, quindi ho il mio archetto al contrario, filo sull'uncinetto e entro nell'ultima maglia qui dell'angolino. E faccio una maglia alta non chiusa una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa in questo modo chiudo tutte le quattro asole assieme chiudo la mia nocciolina faccio 2 catenelle e rientro nello stesso punto di base faccio una maglia alta rientro qui faccio una maglia alta e ho completato così il mio giro in questo modo inizio ora il mio quarto giro quindi 3 catenelle 1 2 3 giro il mio lavoro filo sull'uncinetto in questo mezzo archetto entro e faccio una mezza maglia alta e poi rientro ancora in questo archetto e faccio una maglia bassa in questo modo passo qui nel punto di unione delle due noccioline entro dentro e faccio una maglia bassa o di nuovo l'archetto quindi vedete che vado sempre a ripetere sempre questi due giri rientro in questo archetto e faccio una maglia bassa una mezza maglia alta una maglia alta una mezza maglia alta nuovamente ed una maglia bassa quindi ho lavorato nel mio archetto ho il punto di unione qui delle due noccioline di queste entro e faccio la maglia bassa riparto nuovamente nell'archetto successivo a fare maglia bassa mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassa e nuovamente la maglia bassa qui. Procedete quindi in questo modo fino alla fine. Arrivati alla fine del giro, vedete avete, avete questa situazione, quindi la nocciolina e questo mezzo archetto dove andremo a lavorare maglia bassa quindi all'interno dell'archetto mezza maglia alta e qui nella terza catenella quindi della maglia sottostante andiamo a fare una maglia alta abbiamo così completato il nostro quarto giro ed iniziamo il quinto facciamo una catenella giriamo il nostro lavoro realizziamo nella prima catenella di base qui una maglia bassa e poi filo sull'uncinetto e qui nel punto di unione delle due noccioline dove abbiamo fatto la maglia bassa andiamo a fare la nostra nocciolina quindi maglia alta non chiusa seconda maglia alta non chiusa e terza maglia alta non chiusa chiudiamo tutta la nostra nocciolina con un'ulteriore catenella in questo modo andiamo a fare una due tre 4-5 filo sull'uncinetto rientriamo sempre all'interno dello stesso punto di base e facciamo maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa ed una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie maglie assieme e blocco la mia nocciolina. In questo modo vedete che iniziano a formarsi i motivi floreali. 5 catenelle, 1, 2, 3. 4 5 e no scusate a questo punto mi sbaglio sempre quindi ho chiuso la mia nocciolina e filo sull'uncinetto passo direttamente qui nel punto di unione delle due noccioline sottostanti e faccio maglia alta non chiusa una seconda maglia alta non chiusa ed una terza maglia alta non chiusa blocco la mia nocciolina e faccio una 2 4 e 5. Riparto rifacendo di nuovo la mia nocciolina e quindi vado a in sostanza a ripetere sempre questi due giri che però appunto cambieranno soltanto nel nei punti dei motivi laterali, quindi voi dovrete andare a ripetere eh, sempre i giri dal secondo al quinto e questo è il nostro quinto giro. Però in sostanza vedete i giri di lavorazione sono sempre questi due, perciò non c'è nulla di difficile e una volta eh, assimilato questo punto vedrete che diventerà tutto più scorrevole. Quindi si tratta soltanto di prendere un pochino di confidenza ma non c'è nulla di difficile. Alla fine del motivo del, del mio quinto giro, vedete ho realizzato la mia nocciolina e l'ho bloccata. Vedete, ho finito la nocciolina e l'ho bloccata nella ehm, terza catenella qui della prima maglia di base. Qui nell'angolino, vado a fare una maglia bassa e ho completato quindi il mio quinto giro. Vedete, che il motivo del punto fantasia inizia a prendere la sua forma vi faccio vedere come ripartire e quindi andiamo a fare nuovamente quello che è il nostro secondo giro una catenella giro il mio lavoro nella maglia di base faccio una maglia bassa e poi riparto quindi nell'archetto qui successivo faccio una maglia bassa una mezza maglia alta una maglia alta una mezza maglia alta e nuovamente una maglia bassa e questo è il tutto lavorato appunto nel mio archetto poi qui nel punto di unione delle noccioline maglia bassa e riparto nell'archetto successivo vedete di nuovo maglia bassa quindi mezza maglia alta maglia alta mezza maglia alta e maglia bassa poi passo qui maglia bassa questo è il secondo giro e ripartite vi lascio appunto da sola da sole per creare appunto questo eh, questi pannelli Man mano appunto che voi andate avanti con la lavorazione questo è il vostro risultato ed è davvero molto molto bello vi assicuro mi raccomando perché appunto avrete un senso del, della lavorazione a dritto e a rovescio vedete questo è quello che si crea eh, nel motivo diciamo del rovescio del lavoro e questo sarà appunto quello che eh, eh, poi metterete in evidenza sul dritto dei vostri pannelli una volta che avete completato tutto il vostro pannello e quindi avete raggiunto l'altezza desiderata vediamo come andare a chiudere il, la nostra lavorazione perché se lo lasciamo così resta appunto una, una forma di motivo ad ondina vedete in questo modo e ehm, per andare a fare le cuciture vediamo insomma come eh, realizzare eh, diciamo allineare un pochino il lavoro e quindi faccio 2 catenelle che corrispondono alla mia maglia alta e filo sull'uncinetto nella seconda maglia vado a fare una mezza maglia alta qui vado a fare nella seconda una maglia bassa e qui dove ho la maglia alta centrale vado a fare una maglia bassissima poi nella successiva faccio una maglia bassa qui vado a fare una mezza maglia alta qui nel punto di unione vado a fare una maglia alta e poi riparto con una mezza maglia alta vedete una maglia bassa qui dove ho la maglia alta centrale dell'archetto faccio una maglia bassissima di nuovo nella successiva una maglia bassa poi una mezza maglia alta nel punto più basso di unione delle due maglie faccio una maglia alta. Quindi facendo così vado ad allineare e da chiudere il mio giro di panne del pannello. Una volta terminato il mio pannello, che io sto lavorando su un campione, naturalmente taglio il mio filo e tiro la mia codina in questo modo. Quindi giro il mio pannello adesso di lavorazione, quindi lo metto al contrario e qui sono nella base, appunto vedete, questo qui è un campioncino, facciamo finta che questa è sia la mia base di partenza, la mia base di partenza del, del kimono. Quindi io ora vado a girare il mio lavoro, lo vado a mettere sotto sopra e vado a realizzare quella che è la mia bordura. E devo fare una bordura alta, alta 3 cm realizzando questo punto che si chiama punto nodi. Il punto nodi vedete è molto bello è un'alternativa a quella che è la solita diciamo maglia alta o alle solite maglie e crea appunto questa rifinitura che eh, mi è piaciuta molto e quindi ho deciso di utilizzarla per il kimono prendete ora l'uncinetto di mezzo numero più piccolo quindi del numero 3 mi raccomando per la lavorazione del bordo perché tende a ehm, a, diciamo diventare abbondante rispetto a quella che è la lavorazione principale quindi noi andiamo un pochino a restringerla utilizzando un incinetto più piccolo punto all'uncinetto sulla prima maglia della base del, del bordo diciamo della del mio dietro la base di lavorazione iniziale prendo il filo porto fuori e faccio lavoro 2 catenelle Entro con l'uncinetto nella, seco nella seconda catenella, vedete qui, questa è la prima, entro nella seconda e porto fuori il filo. Ora entro nella maglia di lavorazione successiva della base in questo modo e porto fuori il filo. Ho quindi tre asole, porto fuori il filo dall'uncinetto tutte e tre. Ora che cosa faccio? Rientro con la punta dell'uncinetto sempre all'interno dello stesso punto dove adesso ho lavorato. E porto fuori il filo entro nella maglia successiva e porto fuori il filo chiudo le mie tre asole in questo modo procedo sempre allo stesso modo rientro sempre al nella maglia dove ho appena lavorato e poi in quella successiva e porto fuori il filo quindi rientro nella maglia dove ho appena lavorato porto fuori il filo rientro nella successiva porto fuori il filo e chiudo quindi rientro in quella dove ho appena lavorato nella successiva e porto fuori il filo dove ho appena lavorato nella successiva e porto fuori il filo procedo così fino alla fine del mio giro siamo arrivati alla fine di lavorazione del bordo e lavoro l'ultima maglia dell'angolino quindi una catenella bella morbida e giro il mio lavoro. Rientro all'interno della catenella che ho appena creato prendendo così sotto tutte e due le maglie e porto fuori il filo in questo modo. Rientro ora nella prima maglia diciamo di base di lavorazione e riparto così in questo modo. Rientro all'interno dello stesso punto qui dove ho lavorato ora e rientro nel quello successivo portando fuori il filo. E continuo così sempre operando in questo modo con giri di andata e di ritorno, lavorando questo bordo appunto a punto nodi per 3 cm. Mi raccomando di lavorarlo abbastanza con una tensione stretta, questo bordo, altrimenti tende ad allargare. Ecco, questo è il risultato. Il punto nodi non ha multiplo, quindi può essere lavorato su un, punto, su un numero di maglie, sia pari e che dispari tranquillamente. Una volta creato il pannello del dietro, realizzerete ehm, allo stesso modo i due rettangoli di due pannelli del davanti, quindi montando 42 catenelle più una. E, eh, sempre più 3 naturalmente, che sono quelle che corrispondono poi alla prima maglia di lavorazione. Andrete a lavorare eh, i vostri ehm, sette motivi di eh, motivi, motivi a fiore per un'altezza di 48 cm E poi, una volta chiuso il vostro pannello, girerete e farete appunto sempre la vostra bordura di eh, 3 cm del punto nodi. Creerete quindi due pannelli tali e quali e poi eh, procederete sempre appunto a creare con il punto fantasia le maniche. Quindi andremo per la manica a realizzare 13 motivi che corrispondono a una larghezza eh, di eh, 38 cm avviando 78 catenelle più una più tre che sono quelle della maglia che corrispondono alla prima maglia alta di lavorazione. Quindi realizziamo tutti questi pannelli e poi ci vediamo alla fine per assemblarli assieme. La manica non ha eh, bisogno di eh, punto nodi, perché poi per la manica, vi faccio vedere andiamo a rifinire con eh, mantenendo diciamo un'ondulatura, un vedete, naturale che si viene a creare appunto finendo il motivo vi faccio vedere come concludere la lavorazione della, della manica, quindi quando la manica vi finirà eh, il bordino, appunto di finitura che si troverà appunto eh, nell'avambraccio. Allora dovete concludere con il giro che appunto vi, ehm, vi dà appunto l'occhiello, diciamo questo mezzo archetto. Allora io sono arrivata, vedete, in questa fase di lavorazione del giro, quindi dove ho il mezzo spicchietto, la nocciolina al mezzo spicchietto, faccio una catenella, giro il mio lavoro e quindi faccio, scusate, una, due e tre catenelle in totale e faccio la mia mezza maglia alta e la maglia bassa sempre all'interno del mio mezzo spicchietto. Poi qui vado a fare nel punto tra le di unione tra le due noccioline, vado a fare la maglia bassa. Ecco, vi faccio vedere appunto come lavorare dentro questi archi. Andrò a fare una maglia bassa, una mezza maglia alta e anziché fare una maglia alta ne vado a fare due, quindi una e due maglie alte e poi ripeto con la mezza maglia alta la mezza maglia alta e la maglia bassa. Quindi, in poche parole, io ho aggiunto una maglia alta in più nello spicchietto. Qui la maglia bassa e vi faccio vedere di nuovo, quindi maglia bassa, mezza maglia alta, due maglie alte anziché una e nuovamente la mezza maglia alta e la maglia bassa. Quindi, per enfatizzare la curvatura della fine della mia manica, sono andata al centro ad aggiungere una maglia alta in più per creare appunto questo motivo. Poi ondulato, che andrà in modo molto carino a finire la nostra manica di lavorazione. Una volta terminati i vostri pannelli dovrete andare a procedere con le cuciture. Questo qui è il pannello del dietro che io ho ribaltato, vedete, e sono andata ad unire nella parte appunto del, del dietro. Ho messo il pannello del davanti e l'ho fatto combaciare ed ho applicato la mia cucitura. E per le cuciture eh, il sistema è lo stesso che abbiamo visto per tante altre maglie che abbiamo fatto assieme uh, o per esempio potete vedere la cucitura di maglia Tuilia dove ho cucito appunto con l'ago eh, oppure potete fare un, uh, un punto di maglia bassissima. Quello che io vi consiglio quando unite i pannelli mi raccomando cercate di far combaciare a specchio i motivi ed eventualmente di tenere appunto la lavorazione imbastita con dei marker in modo da aiutarvi per le cuciture, quindi, dapprima cucite il punto dei laterali con le spalle e poi andate ad unire quella che è la manica. Qui nel, nel laterale mi andate a prendere la vostra manica, naturalmente tutto ri, rigorosamente con il rovescio della lavorazione rivolto verso di noi, dove appunto andranno fatte le cuciture. La manica la piegherete a metà e mi troverete il centro ed il centro ovra, ovviamente dovrà combaciare con il centro dei punti spalla. E quindi andare da prima a fare le cuciture della manica e poi a piegare tutta la vostra lavorazione così e sempre nella parte del rovescio dovrete andarmi a cucire poi quelli che sono i fianchi naturalmente adesso cerco di posizionare che così vi faccio vedere i pannelli del eh, davanti sono in altezza eh, meno lunghi diciamo rispetto a quelli del dietro volutamente vedete quindi avrete eh, i pannelli in modo sfarsato perché nel dietro la maglia sarà un pochino più lunga volutamente e davanti sarà un pochino più corta e quindi noi andremo a lasciare poi un, uh, uno spazzetto libero andremo a creare degli spacchi per, eh, per appunto dare questa, questa forma al kimono un po sbarazzina e quindi alla fine per gli spacchetti io lascerò per il la motivo del davanti un circa 10 cm e per il motivo del dietro circa 14 centimetri quindi per creare questo spazzetto quindi all'incirca qui e poi da questo punto vedete altri 14 centimetri per la parte del dietro e qui lascerò libere le mie cuciture il nostro progetto per oggi è terminato e anche i nostri tulipani che ci tenevano compagnia sono sfioriti il tempo di realizzarlo. Mi sono dimenticata di dirvi anche di rifinire gli spacchi laterali con, del, dei giri, di, con un giro appunto di maglie basse perché comunque eh, diamo dettaglio al nostro, al nostro spacco e le rifiniture appunto sono, sono molto importanti. Il dettaglio ricordatevi che fa sempre la differenza. Spero che questo progetto vi sia piaciuto e, e che vi faccia appunto voglia di realizzarlo ora sta a voi anche eh, la scelta dei, dei colori e la, le, la personalizzazione io appunto ne ho fatto una versione così abbastanza morbida e lunga però perché no eh, si potrebbe anche realizzare come giacchina un pochino più corta e portarla in vita eh, anche magari da mettere sopra a un abitino come eh, coprispalle quindi io vi ho dato appunto uno spunto e, ed ora sta a voi eh, realizzare le vostre interpretazioni fatemi sapere cosa ne pensate e eh, ed ora aspetto i vostri progetti sul gruppo del filo rosso sapete che sono anche su instagram e seguitemi anche su instagram aiutatemi a far crescere la mia pagina eh, anche sui social vi mando un abbraccio e vi aspetto al prossimo progetto ciao a tutti ciao